Salve e bentornati su GameHack. Questa è la tua idea di buon senso. Queste circostanze non erano prevedibili, Alastair. La missione a Whitechapel sarebbe dovuta restare segreta. Ho ricevuto notizia di numerose vittime e ho letto rapporti su ingenti danni all'ospedale di Londra. E adesso questo? Intendo mantenere la mia parola. Mi assumerò ogni responsabilità per le conseguenze che ricadranno su di noi. Sebastian, capisci anche tu che posso fare ben poco per proteggerti dall'ira del Lord Cancelliere o dell'Ordine stesso? Tuo padre saprà capire. Adesso la nostra preoccupazione è trovare l'altro dispositivo prima che esploda. Cavalieri, mi serve aiuto. Dobbiamo lasciare la nave prima che la situazione peggiori. Sir Lucan farà da scorta e sovrintenderà all'evacuazione. Dobbiamo riprendere la caccia. Naturalmente il problema riguarda tutti. Non vorrete, certo, rimanere a bordo. Noi arriveremo non appena possibile. Easy, occupati di questi, poi vai alla cabina. No, io vengo con te. Easy, devi trovare Lafayette e abbandonare la nave. Ma... tuo fratello mi ha chiesto di riportarti sana e salva. Fallo. Per me. Ci servono armi. C'è un posto di guardia qui. Possiamo usare quelle della compagnia. Va bene. I ribelli invieranno qualcuno a innescare il secondo esplosivo. La leader ribelle è fuggita con un complice per attuare un piano d'emergenza. Deve essere questo. Concordo. Dobbiamo muoverci. Io resto qui. Vedi se riesci ad entrare nell'armeria. Sì. Grazie a Nicola. Cavoli. Della compagnia fuggono dalla nave che affonda. Codardi. Vai. Stanno a fare tutti come Capitan Schettino. Ok, pompa. Però non lo so. Preferirei tenermi armi da distanza. Questo cos'è? Il quartiermastro ha riempito la nave abbastanza da rifornire un esercito. La guardia della compagnia non è famosa per il suo tanto. Perché concedere alla compagnia il diritto di allestire una sua armata? E che c'entra questo? Come spara? Ah, però dai. Spara anche... ah, è quello lì. Sì, mi tengo questo. Pistola. No, l'altra. Preferisco sempre sparare pochi colpi. Cos'è un... più avanti potrebbero esserci ribelli, attenzione. Che è un fonogramma. Mi viene da dire voxafono. Però... a tutti gli uomini rimasti a bordo, niente panico. Siamo, tu vai alla porta, ti copro io. Per rientrare all'hangar primario. Se la situazione dovesse aggravarsi, gli ultimi passeggeri saranno evacuati alla più vicina torre d'attracco. Tutto un solo uomo. I ribelli diventano sempre più sconsiderati. È la loro natura, ma qualcosa non quadra. Questo è troppo anche per loro. Forse hai ragione, ma dobbiamo fermarli prima che la situazione precipiti. Non mi seguire, stavo prendendo una granata. Mi sa che è esplosa un'altra bomba. Dove siete? E muori? Devo ricaricare! Oh, ma morite tutti. Per quel che mi riguarda, dovete stare a terra. Diavolo! Un tre canne, sei da composto!
dove? Cavoli, eccolo! Mi sa che era questo, Muori. E muori. Oh. Poi. Mi avvicino. Obiettivo a terra. Ok. Via libera. Continuiamo, dobbiamo trovare il secondo dispositivo. Secondo me è infatti. Ricarico! Gala, al riparo! No, no, io lancio una fumogena. Mi devo scappare dalla loro. Ma che è la mia? Ah, è che ha fatto sto giro di fumo. Aspettate. Lancio un fumogeno. Intanto ammazzo questi qua. Muori. Grande. Muori. Muori anche tu. Muori. Grande. Vai, fuori. Sta buono. Ce ne sono anche per te di proiettili, sta tranquillo. Eccoli. Era tanto impaziente. E... deve essere passato di là. Ci sono! Ecco, Grayson, ci passi! Credo di sì! Attento! C'è mancato poco, amico mio. Davvero troppo poco! Lascia perdere! Deve esserci un altro modo! Non c'è tempo! Vai senza di me! Troverò un modo per passare e non perdere l'obiettivo! Ok. Secondo me lui fa una brutta fine. Che cos'è? C'è qua? La foto di... degli chef. Ma... io pensavo le cospirazioni. Vedo che è esploso un motore. Lafayette, che succede? Ma pensate a scappare. Le si stanno aggravando. Non ad uccidere. Per quanto puoi tenere la nave? Non molto, no. Cavoli. Cavoli. Ma è impossibile, Marchesi. Ci basta qualche minuto. Ricevuto. Oh, sta buono. Guardalo. Fai attenzione, idiota. Non muori. Mamma mia, quanto cavolo era tosto. Bello. Percival, c'erano dei ribelli nelle cabine. Li ho eliminati, continuo a cercare. Ricevuto, procedo verso la poppa della nave, poi ripiego verso di te. Cavoli. No, devo scendere. Lafayette! Abbiamo perso troppe celle di gas! La nave è fuori controllo! Sorride. Ok. Galahad! Non sparare! Non c'è tempo, Percival! Dobbiamo fermarlo! Fidati di me, Grayson. Ascolta me, amico. Resta giù. Non sapete con chi avete a che fare. Non siamo noi nemico.
Allora dimostralo! Ferma questa follia! No, non fino a quando la compagnia potrà agire indisturbata! Non lo faranno. Posso assicurartelo. È troppo tardi. Che cosa? Sebastian! No. Amico mio, non sei costretto a farlo. Cavoli. Posso dire cavoli? Igraine chiama Percival. Rispondi, Percival. Galad, rispondi. Grace, Sebastian, rispondete. Vi prego. Una boccetta. Che dolore. Siamo arrivati a terra, direi. Diavolo! Troppo... Beh, poteva succedere di peggio. A parte qualcuno appunto che muore bruciato. Grace! Santo cielo, rispondi! Izzy, sono qui! Izzy, puoi sentirmi? Che è? Merda! Perché te lo togli così? Quanto peserà, scusa? Si è rotto il microfono, forse. Però... almeno sentivamo qualcosa. Luke, Sagramov, Elian, abbiamo perso il contatto con Percival e Galad. Solo a tutti che i cavalieri in forza nell'area di Crystal Palace, per favore, rispondete. Mentre Percival... Vedi, nessuno può essere sopravvissuto allo schianto. Continuate a cercare. Qui! Credo di aver trovato un sopravvissuto. Sì. Seguitemi! Sono io. Gray! No! Gray, eccolo. Rispondi! Dove diavolo sei? Tutti all'ascolto! Sir Galad è vivo! Trovatelo! Spostala. Dai. Capite se è stanco, però fallo.
dire che è una giornata buia. Me ne occupo da solo. Voi due andate al consiglio. Tutto bene, Izzy. Vi raggiungerò per la successione. Mi pensez sont avec vous, monsieur. Le mie condoglianze. Sir Percival era un grande uomo. Il migliore. Mi sono permesso di conservare questi. So che è contrario al protocollo. Che è in game questa fase. Devo analizzare. Non mi fa fare niente. Ah, me lo giro così a cavolo. Grayson. Te sta zitto. Non sentirti in colpa per l'accaduto. Ma zitto di nuovo. Non pensarci. E sta zitto un'altra volta. Come potrei? Era il mio mentore. Un fratello. Sì, lo so. Ma concentrati sulle incombenze del presente. Il resto può attendere. Restano troppi interrogativi, Alastair. E voglio risposte. La morte di Mallory sarà vendicata. Non inseguire i fantasmi della vendetta. Finiresti con l'impazzire. Vieni. Il consiglio ti attende. Guardate che sguardo. No, a me lui non piace per niente. Lord Hastings è in viaggio dalla sede delle Indie Unite. Vuole ringraziarti per aver salvato la vita di tutti i passeggeri della nave e la sua. La Compagnia delle Indie Unite ti è debitrice. Questa puntata di The Order 1886 finisce qui. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, sempre su The Order, sempre su questo canale. Lasciate un like, iscrivetevi e ciao!